stanno su Facebook e il loro motto è «Nessuno può essere condannato all'inutilità». Sono i senza tetto che vivono nella casa dell'ospitalità di Mestre, probabilmente i soli in Italia che navigano su internet e studiano informatica. Sembra strano che l'informatica possa essere d'aiuto anche a chi non ha niente. In realtà l'informatica, secondo noi, è il modo per ridurre l'emarginazione, sia essa sociale, politica, di qualsiasi tipo. Vedi quello che sta succedendo in Iran, no? Nell'aula attrezzata di PC e stampanti, il sabato si fa lezione per la patente europea del computer. Domenico è laureato in filosofia, su internet ogni mattina legge i giornali. Ed è stato un pochino duretta, diciamo. Perché, in che senso? Nel senso che, per esempio, vedo che lui, come dire, tutte le cose le sa già fare, perché il computer ormai... È naturale. Sì, e io invece sbaglio quasi tutto nell'impostazione, no? E lui, Valentin, col computer ha appena finito di scrivere un libro. Parla della mia vita, parla del sistema di Cuba. Tu pensi sempre magari senza tetto come dei barboni, normalmente come facciamo tutti noi. Invece in realtà le storie qui sono delle più diverse, le persone non sono in realtà come ce le immaginiamo. Il sito web e Facebook li cura Emanuele, ospite qui con un passato di tecnico e di studente di pianoforte. Non è che qui si dorme la sera, si esce la mattina, si fa la solita vita da barbone, diciamo. Si contribuisce alla comunità e si cerca di tornare nella società. Questo sperando di trovare anche un lavoro, logicamente. Quindi c'è un progetto di vita. Esatto, esatto. Quando uscirà da qua? Ancora non lo so. Spero che questo anno o l'anno prossimo. Con un lavoro nuovo però, qualcosa? Sì, con un lavoro nuovo. Spero che fuori possa trovare qualcosa del genere da fare. Se a Mestre il web dà una speranza e senza tetto, qui nel carcere di Treviso troviamo i detenuti high-tech, che il computer imparano a ripararlo. Quanti apparecchi riescono a riparare loro? Mediamente sulle 150 computer al mese, questa è la media. Imparano, lavorano, guadagnano e collaudano i computer, ma senza andare su internet il web in carcere sa di contraddizione. Una contraddizione no, dipende sempre dalle persone. Secondo me le contraddizioni nascono dalle persone che poi mettono in atto certe azioni o certe omissioni. Quindi si potrebbe anche fare. Io sono possibilista su tutto.